A Gaza sta accadendo qualcosa di molto brutto. Speriamo che non sia una provocazione come quanto è accaduto nell'est dell'Ucraina dal 2014 al 2022. Anche la nostra resistenza deve andare avanti. E Andrea Cionci ha avuto l'iniziativa di sollecitare i cardinali 2013 al pentimento e alla riparazione dell'errore commesso col conclave illegittimo del 12 marzo 2013. Si tratta di una sottoscrizione. In realtà è una conferma della email. Non arriveranno a casa carabinieri o guardia di finanza. Ma se fra 10 anni arriverà l'Inquisizione, potrete sempre rispondere che quella volta eravate stati ingannati. A oggi, primi di novembre 2023, si è già arrivati a 9.200 sottoscrizioni. Io ho effettuato la sottoscrizione, ma facciamoci dire da Andrea Cionci come si fa. Pertanto procederemo a una breve e chiarissima illustrazione di quei pochi passaggi necessari. Ecco, innanzitutto per trovare il link, guardate qui sotto la schermata, sotto il nome Andrea Cionci troverete il numero delle visualizzazioni e poi scritto qui il link per firmare. Cliccate sul link blu www.petizioni.com. Bene, a questo punto vi si apre la schermata. Quello che ci interessa è la parte a destra, dove si richiede nome, cognome, città, paese. Lasciate perdere il tasto continua con Facebook, non ci interessa. Ecco, inserite adesso il vostro nome, cognome, la vostra città e il paese. Sotto, nella casella indirizzo email, scrivete il vostro indirizzo email, tipo luigirossi@gmail.com. Reinserite nuovamente il vostro indirizzo email. Ecco, volete che la vostra sia firma pubblicamente? Sì o no? Volete ricevere un'email sugli aggiornamenti? Sì o no? Importante è che segnate che avete più di 16 anni. Firma. Ecco, la vostra firma è stata accolta in un elenco, ma bisogna confermarla. Quindi tornate sulla vostra posta elettronica. Troverete un'email da petizioni.com. Ecco, vi diranno, dobbiamo confermare che sei stato tu a firmare la petizione, quindi cliccate sulla scritta blu, sì, ho firmato questa petizione. Quello è un link che servirà per confermare la vostra firma. Dopodiché vi comparirà la scritta verde, la vostra firma è stata confermata ed è stata aggiunta. Tutto qui, come vedete, è semplicissimo. Allora, io ho confermato la mia email, anche se non sono d'accordo in tutto con Andrea Cionci sulla spiegazione della declarazio. A me è sufficiente la concordanza sull'argomento fondamentale della declarazio. Benedetto XVI ha scritto ministerio renunziare e non muneri renunziare. Perciò è rimasto sommo pontefice fino alla morte. A me è sufficiente questo. Per quale motivo sottoscrivere con l'email la petizione di Andrea Cionci? È importante perché permette di far sapere ai soli cardinali 2013, ancora viventi, ancora per poco, quante sono le persone che giudicano negativamente la Chiesa attuale, che si è appropriata del Palazzo del Vaticano facendo credere di essere ancora la Chiesa Cattolica. Quante sono queste persone? Sono 500? Sono 1500? No, ad oggi sono già 9200. Queste persone sono tutte a Roma? Fanno parte di una specie di setta di Cionci? No, sono sparse in tutta Italia e anche in Europa. È importante perché i cardinali, che vedono sempre Piazza San Pietro piena di turisti e di fedeli,
prima di intraprendere una qualsiasi iniziativa contro il conclave del 2013, vogliono sapere quanto popolo potrebbe essere dalla loro parte e anche quanto contro di loro. Perché i potenti non si muovono senza l'appoggio del popolo. Allora, chiudiamo di nuovo con le spiegazioni di Andrea Cionci su come sottoscrivere la petizione. Il link blu della petizione si trova sotto qualunque video del canale Codice Ratzinger. L'importante è l'ultimo passaggio della sottoscrizione. Occorre andare sulla propria email, leggere l'email inviata da petizioni.com e cliccare sulla conferma. Se non trovate l'email inviata da petizioni.com sulla solita schermata a cui siete abituati, allora vuol dire che si trova su una cartella tipo spam. Andate lì. Quindi finalmente cliccate su sì, ho firmato questa petizione e finalmente avrete il messaggio: la sua firma ora è stata confermata ed è stata aggiunta alla lista delle firme. Sentiamo Cionci e noi ci vediamo alla prossima indagine. Ecco, innanzitutto per trovare il link, guardate qui sotto la schermata, sotto il nome Andrea Cionci troverete il numero delle visualizzazioni e poi scritto qui il link per firmare. Cliccate sul link blu www.petizioni.com. Bene, a questo punto vi si apre la schermata. Quello che ci interessa è la parte a destra, dove si richiede nome, cognome, città, paese. Lasciate perdere il tasto continua con Facebook, non ci interessa. Ecco, inserite adesso il vostro nome, cognome, la vostra città e il paese. Sotto, nella casella indirizzo email, scrivete il vostro indirizzo email, tipo luigirossi@gmail.com. Reinserite nuovamente il vostro indirizzo email. Ecco, volete che la vostra sia firma pubblicamente? Sì o no? Volete ricevere un'email sugli aggiornamenti? Sì o no? Importante è che segnate che avete più di 16 anni. Firma. Ecco, la vostra firma è stata accolta in un elenco, ma bisogna confermarla. Quindi tornate sulla vostra posta elettronica, troverete un'email da petizioni.com. Ecco, vi diranno, dobbiamo confermare che sei stato tu a firmare la petizione. Quindi cliccate sulla scritta blu, sì, ho firmato questa petizione. Quello è un link che servirà per confermare la vostra firma. Dopodiché vi comparirà la scritta verde, la vostra firma è stata confermata ed è stata aggiunta. Tutto qui, come vedete, è semplicissimo. Grazie, un caro saluto a tutti.